Ciao, allora questo è il mio trucco per Halloween. Ho voluto fare Morticia Adams, spero che si capisca. E questo è il trucco. La luce è pessima e sarà bruttissima per tutta la durata del tutorial perché purtroppo lo sto girando di sera, quindi con la luce artificiale. Spero comunque che... mi fa impressione questa parrucca, scusate. Spero comunque che vi piaccia e seguite il tutorial e buon Halloween. Ciao! Inizio mischiando il mio fondotinta normale, solito, con un fondotinta bianco, in modo da ottenere un fondotinta molto chiaro, ma non diciamo proprio bianco gesso. Quindi li mischio insieme. E tampono bene con questa spugnetta. Applico il correttore sotto le occhiaie o nel mio caso le borse famigerate. Poi applico della cipria bianca con un pennello da cipria. Poi prendo una matita bianca e la passo sulla palpebra mobile. E sfumo con il polpastrello. E la passo un po' anche sotto l'arcata sopraccigliare. Poi, sempre sotto l'arcata sopraccigliare, metto questo ombretto bianco che è abbastanza perlato. Questa palette prendo questo colore, questo qui, l'ultimo, questo, che è un grigio molto scuro antracite con dei brillantini, però diciamo che non si vedono tanto una volta indossato. Prendo un pennello a punta e vado praticamente a disegnare il contorno di dove andrò a mettere poi l'ombretto, appunto grigio antracite. In questa maniera. Poi con un pennello blending inizio un pochino a sfumare. Poi prendo ancora il mio bianco e lo passo un pochino sopra qui. Poi prendo sempre il grigio antracite, il pennello punta e marco un pochino la piega dell'occhio. Gli do un po' più di spessore. Ripasso sopra ancora un pochino il bianco.
Poi sempre col mio pennello a penna porto il grigio anche sotto. Poi prendo un nero matte e questo pennellino angolato e praticamente vado a scurirmi le sopracciglia. Poi sempre con questo pennellino di prima vado ad applicare l'eyeliner. Lo applico anche sotto. Applico il mascara. E questo è il trucco occhi, completato. Poi sulle labbra utilizzo una matita trasparente per non far sbavare il rossetto. Poi come rossetto utilizzo questo che è della Muvi, che è un rosso molto molto scuro e per metterlo, siccome è anche abbastanza pastoso come rossetto, mi aiuto con un pennellino per labbra, come questo qui. Ecco, questo è il trucco finito. E spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!